Ehi, hey, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete visto il titolo? Ovviamente sono anni che tutti noi motociclisti cerchiamo un modo valido che funzioni veramente per conoscere la posizione adatta dei vari autovelox, sia fissi che mobili. E abbiamo cercato sicuramente tante app sullo store, tante app, tanti navigatori magari che vendono i TomTom, eccetera. Ma di fatto finora non c'è mai stato un qualcosa che ci dicesse esattamente dove stanno le maledette postazioni fisse e mobili della polizia, ma qualcosa sta sicuramente per cambiare. In questo video adesso vi spiego anche come, e visto che sarà una cosa che tutti noi potremo avere anche gratuitamente. Parliamo di Google Maps, l'applicazione più famosa per la navigazione sia in macchina che in moto e anche a piedi. La trovate tranquillamente sui vostri telefoni, l'applicazione già installata sui vari telefoni Android, che può anche essere installata sugli iPhone andando nello store, quindi di iPhone, e si può tranquillamente scaricare. È una delle applicazioni sicuramente con le mappe più dettagliate al mondo, funziona benissimo, tranquillamente in italiano, mappe sempre aggiornate, gratuite e di gran lunga superiore rispetto a quelle di mappe di iPhone. Quindi parliamo di un'applicazione appunto che tutti noi possediamo, che si sta aggiornando in questi giorni, prossimamente, con due nuove funzionalità molto utili: la prima chiamata velocità, la seconda chiamata autovelox. La prima velocità banalmente ci riporterà in basso a destra un numerino con la velocità massima di quella strada in quel momento, e se noi supereremo quella velocità, come un classico navigatore, si metterà a suonare un allarme. Ma la funzione più interessante, più bella per tutti noi, è quella dell'autovelox, perché sarà in grado di segnalarci in tempo reale la presenza, con un'iconcina a forma di fotocamera sulla mappa, di autovelox sia fissi ma soprattutto anche quelli mobili. Quindi diciamo un po' in stile Waze. Per chi non conoscesse, Waze è un'applicazione che c'è su Play Store e anche su iPhone, dedicata appunto alla navigazione, però lì c'è una community dietro che segnala in tempo reale, diciamo, chiunque può segnalare la presenza di una pattuglia, di un velox, e noi che andiamo su quella strada possiamo trovare questa segnalazione, quindi possiamo sapere che in quel momento lì c'è un velox. Funzionerà ovviamente in modo diverso l'applicazione di Google, cioè non so in che modo, ma riuscirà comunque a segnalarlo senza bisogno di una community, che in quel momento sarà presente appunto un velox sia fisso che mobile. Ovviamente questo non vorrà essere un incitamento ad andare veloci, però finalmente, lasciatemelo dire, si potrà andare a velocità un po' più adeguate per noi motociclisti, soprattutto magari la domenica se vogliamo andarci a fare un giretto da qualche parte. Non dovremo farcelo a 70-80 all'ora, ma con questa applicazione si potrà andare un pochettino più veloce. Che poi ragazzi, qua entriamo in altri discorsi, però bisogna andare piano, ci sono i limiti eccetera, però ragazzi, ci va anche detto che le moto hanno un altro tipo di freni, hanno un altro tipo di prestazioni, quindi secondo me noi motociclisti possiamo permetterci di andare a velocità più alte rispetto a quella degli automobilisti. Io non continuo perché sennò il video me lo vede la polizia e mi vengono a cercare magari a casa. Detto questo ragazzi, quindi l'applicazione verrà aggiornata a breve, si pensa già con il prossimo aggiornamento che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, quindi chiunque di voi potrà trovare l'aggiornamento sul vostro telefono quando sarà disponibile. L'applicazione con l'aggiornamento appunto velocità e autovelox è in fase di test attualmente in diversi stati, tra i quali Stati Uniti, ce ne sono altri 5-6, diciamo che è numero chiuso, è una specie di beta, ma sicuramente verrà estesa un po' a tutti gli altri paesi. Tutto questo ragazzi, il video è finito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la userete, se usate Google Maps per andare in moto, io ve lo consiglio perché ragazzi veramente le mappe sono fantastiche. Sono molto migliori rispetto a quelle di Apple, quindi alla mappe di Apple, e sicuramente secondo me ha ucciso completamente il mercato dei navigatori fisici come i TomTom, perché le mappe di Google sono fantastiche, aggiornate, dettagliate e l'applicazione è bella, fluida, semplice e facile da capire per tutti. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DN Driver Ufficiale, che ha raggiunto i 27.000 follower. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!